Ed eccoci qua tornati per il terzo game di questa serie, al meglio delle 5, ma potrebbe rivelarsi un po' più breve del previsto perché i Cavalieri Trieste sono avanti su un 2-0, bello convincente, bello minaccioso. Bentornati a quello che potrebbe essere l'ultimo game di questa serata. 2-0 l'hai già nominato tu e questo 2-0 era due Olaf nei denti, uno dopo l'altro, in maniera particolarmente... Un'assa e l'altra. Esatto, esatto. Devo dire che da parte di Demon la performance oggi è davvero sopra la media. E per quanto i Cavalieri di Trieste continuino ogni tanto ad avere delle tempistiche un pochettino sporche, un pochettino vadano a divertirsi con le loro prede, sono dei predatori irraggiungibili per ora. È davvero preoccupante vedere come puoi anche solo affrontare questa cosa, perché comunque due meta jungler li hai bannati in ogni partita. Hai rimosso Graves, hai rimosso Nidalee e adesso inizia ad avere l'ansia di Olaf. Dici, che cosa faccio? Banno tre jungler in prima rotazione? E a quel punto sai che comunque può prendere Mundo, sai che comunque può prendere la sua leggendaria storica Sejuani, o anche cose molto più in meta, come ad esempio Kha'Zix. Ecco, Ivern purtroppo l'hanno hotfixato ieri mattina, perché Ivern stava andando un pochettino fuori scala. E tutto questo lo stiamo dicendo continuando a martellare su quel ruolo della giungla, perché sì, puoi bannare tre jungler in prima rotazione, ma hai bannato tre jungler, non vai a bannare magari anche quel Jhin, che ormai sono due partite che sta azzeccando più skill shot di un bot sostanzialmente. Qui sì, si sta iniziando a entrare in territori veramente pericolosi per i Sun Heroes e non ci aspettavamo certo una serie facile per loro, ma... è una di quelle serie dove i primi due game già ti fanno accusare molto la fatica che potresti portarti dietro anche un terzo. Ti dirò, Jhin è in assoluto uno dei tiratori, se non il tiratore che in questo momento vuoi dalla tua. E quindi, considerando che di nuovo c'è lo scambio dei side, stavolta i Cavalieri di Trieste tornano blue side, non glielo puoi portare via con un pick, quindi o vai a gestirti magari un power trade succulento, vai a portare via Olaf in draft, ma a quel punto diventa comunque rischioso. Anche perché game 1 era quel blue side, è stato quel first pick di Jhin, nemmeno l'Olaf. Quindi esatto, se vuoi giocartela ancora una volta sulle stesse dimensioni, sugli stessi ban, quel Jhin tornerà tra le mani di Traitor e penso sia una cosa di cui aver non poco timore. Ma ecco che siamo in selezione campioni, Akali, Yone, come sempre i ban dei Cavalieri di Trieste evolgono in quella direzione. Sun Heroes continuano con Nidalee, continuano con Graves. E forse anche adesso con quell'Olaf, perché non avevano bannato subito Nidalee e Graves nelle partite precedenti. Vedremo quale sarà il terzo ban in questa partita. E infatti è quell'Olaf, come ti dicevo, i Sun Heroes hanno sentito la scure del fato sulla loro testa. Hanno lasciato disponibile Maokai, che quindi viene istantaneamente lockato, ma c'è il power trade con Jhin. Quindi riescono comunque in una draft ben congeniata a rimuovere due se non tre delle principali minacce che li hanno aggrediti nelle partite precedenti. Quella è Shyvana. E ho ricordi di Demon con Shyvana e non sono ricordi piacevoli per i suoi avversari. No, Shyvana che non rientra nemmeno tra la quasi infinita lista di campioni che stavamo elencando prima tra le possibilità di Demon, ma comunque non ci arriva dal fondo della lista, ecco, sicuramente non per importanza. C'è da dire comunque, nonostante tutto, Le prime selezioni vanno a dare la priorità dei campioni un po' per come si è presentata in tutta la serie. Col Maokai sempre bannato, questa volta first pickato, il che fa scalare Jhin un passettino sotto. Vediamo se quel Jhin assicurato di questa volta dai Sun Heroes può fare la differenza, perché per adesso la loro botlane ha retto il colpo in maniera un po' poco solida, diciamo, nelle partite viste per adesso. Quello è Blitzcrank. Già. Il che pone ancora una volta Seraphine sulla corsia centrale. Sì. E di nuovo, Jabberlock, per quanto alla fine la partita sia stata sofferta e abbia subito diversi danni nel processo. Grandi ulti da parte sua. Ha giocato una bella partita. E buone prodezze meccaniche che l'hanno comunque inserito in un ruolo di certa importanza. E adesso bisogna comunque considerare una cosa, il double flex da parte dei Cavalieri di Trieste. Perché sia Maokai che Shen sono validissimi sia come top laner che come supporti. Come top laner, no. Maokai porta danno magico percentuale, Shen porta danno fisico percentuale. Quindi è vero che Camille, grazie allo scudo adattivo, le difese adattive e la sua passiva, può affrontarli bene entrambi, ma Shen è un bruttissimo matchup per lei e quindi quello sarà Maokai AP support. E Blitzcrank non è veramente la risposta che vuoi contro quel campione. No, non proprio, anche perché un grab non fa altro che avvicinare l'ammasso di legno e dolore a alcuni dei tuoi più fragili carry. Legno e legnate. Legno e legnate. Ben detto, ben detto.
Quella Maokai potrebbe rivelarsi intanto immensamente fastidiosa in fase di corsia, soprattutto se è affiancato, non mi sforzo magari da Cometa Arcana, che tra e di uno e dell'altro iniziano ad accumulare non pochi danni sulle barre degli HP avversarie. Sì, già quando vanno giù semplicemente un sapling che con il suo rallentamento e danno percentuale ti trattiene un po' troppo all'interno della tempesta di proiettili di Miss Fortune, armata di cometa e libera di spammare comunque abilità a cortesia della lacrima della dea, è comunque una lane difficile da gestire, quindi... Sono due draft interessanti, quella dei Cavalieri di Trieste rischia di esserlo un po' di più, anche perché Demon ha appena avuto due partite dove il suo ruolo di protagonismo è stato ovvio agli occhi di tutti. Quindi, se devo puntare a quale identità di Shyvana Demon andrà a mostrarci, quella da potere magico è la più probabile. Dente di Nashor dalla tua, Mietitore Notturno, Raccolto Oscuro, vai giù, picchia come un fabbro i tuoi avversari. E Wukong la gestisce malissimo quella Shyvana. Quello sicuramente. Oltre al fatto che hai un Jace in mid lane, hai una Miss Fortune in bot lane, hai già un grande apporto di danno fisico e ben poco invece di danno magico, sì, quel Maokai ne porterà di un certo livello, soprattutto se va per quella build da praticamente full AP support, ma avere un altro potenziale di DPS magico da oltretutto un'immensa distanza, come offre Shyvana nella sua forma da mago, può aiutarti non poco contro dei campioni che vorrebbero un po' cercare di forzare quel fight. Ancora una volta vediamo Seraphine, Wukong comunque supreme ad area con buoni controlli a condire il tutto. Idealmente i Sun Heroes vorrebbero un po' giocarsela in quei team fight. Però per quei team fight manca il DPS costante. Lo devi far fare a Camille, manca il DPS dalla gittata, manca l'ADC in questa comp. Jhin è un ADC molto molto forte, ma che hai inserito per takeaway. Hai inserito perché non dovevi dare ai tuoi avversari. In questa composizione un tiratore come Kai'Sa avrebbe avuto un successo enormemente più alto. Hai tantissimi controlli dalla tua, hai tantissimi controlli ad area, peeling per Kai'Sa, quindi possibilità di staccare plasma, permettere di fare DPS in maniera gratuita. Jhin arriva in una situazione dove è stato forzato ad essere inserito. Necessità e non propria dei tuoi avversari. Esatto, questo non è uno di quei casi di cui fai necessità virtù. Questo è proprio fame, necessità data dalla... l'alternativa era la morte, quindi purtroppo non la migliore delle situazioni. Inoltre, bisogna considerare anche l'enorme potere d'assedio che porta con sé la composizione dei Cavalieri di Trieste. Vero. Perché tra Jace, Maokai nella sua forma da potere magico come supporto, che tra l'altro facciamo anche un trafiletto su quel Maokai, prego, perché molti non sono neanche abituati a vedere Maokai support full AP. Anche se non sono abituati a vederlo di recente, ormai qualche mesetto è passato dall'ingresso in meta di quel campione, dopo Alistar e Leona è stato uno dei supporti più contesi in assoluto in competitivo tra Cina e Corea in pre-season. Semplicemente una parola, anzi due: mandato imperiale. Come quando ormai in questa pre-season, quando si dice due parole, molto spesso sono mandato e imperiale. Sì, per sì, un po' troppi campioni. Quindi lo sono state, quantomeno adesso si sta un pochettino perdendo l'abitudine, anche se Ashe continua ad abusarne bot side, ma mandato imperiale su Maokai gli permette, quando va ad applicare controlli forti, di amplificare a dismisura i danni dei propri alleati. Ma non è solo lì l'importanza di Maokai. Nella sua forma supportiva ha due possibili versioni: quella più offensiva possibile, ovvero quella con Cometa, che decide quindi di andare di fianco a Miss Fortune a creare un double dipping, piovono meteore sui tuoi avversari, e... oppure quella più difensiva, che contro Blitzcrank Jhin potrebbe essere anche interessante da vedere, quella della scossa di assestamento. Perché Maokai è un campione concepito per essere un tank. La sua statline, la crescita delle statistiche per livello, è quella di un tank. Se tu ci vai a mettere, e tra l'altro viene confermato in questo momento il setup, è scossa di assestamento, come stavamo anticipando, validissima contro Jhin e Blitzcrank, allora è difficile tirarlo giù. Non è una bottom lane con un DPS costante. Se Jhin scarica i quattro colpi nella finestra coperta dalla scossa di assestamento e più avanti dalle resistenze ibride date dall'abbraccio demoniaco, che è l'oggetto core di questa build di Maokai, allora sono lama becchi per diabetici. È una scossa di assestamento che va anche ad affiancarsi a una Miss Fortune, non da come d'arcana, ma da attacco sostenuto. Quindi vai un po' ad abbandonare l'idea di quel harass permanente in corsia, anche perché per quanto, se provi a giocare la classica partita di Maokai a P-Support, arrivi in bot lane, lanci la tua E, dici oh mio Dio, ho fatto tantissimi danni all'avversario, questo è il giorno più bello della mia vita. Dopo qualche sapling ti rendi conto che non hai più mana. Quindi la prudenza e la parsimonia è una grande virtù dei giocatori di Maokai support, che quindi non vai a indulgiare troppo in quel valore. Sì, sono d'accordo.
Sono d'accordo. Una cosa che dobbiamo sottolineare è anche il confermare il raccolto oscuro su Shyvana mentre entriamo in partita, in modo che anche gli spettatori possano osservarlo. Quindi sarà una Shyvana da potere magico. E d'altronde, come già detto, la draft lo andava ad indicare. Shyvana da potere magico è anche lei un ottimo campione da assedio. Creare quelle zone in fiamme in grado di danneggiare all'inverosimile i propri avversari, mentre Jace è lì che picchia sul danno fisico, quindi collaterale al danno magico, rende difficilissimo itemizzare per il team nemico. E comunque non è un team che va ad itemizzare in maniera difensiva, in maniera naturale. Non hai dei tank nella composizione nemica che possano bloccare fisicamente quella Rass. A quanto pare comunque ci confermano che c'è stato un piccolo problema di connessione da parte di Demon che ha causato una pausa a inizio partita, quindi non vi preoccupate, vi terremo compagnia ancora noi per un pochettino. Sai, forse è questo il modo per limitare effettivamente il suo potenziale, impedire che conquisti anche una terza partita. Detonare il suo PC. Detonare il PC, modem, PC, tirare tutto giù in un colpo solo. Vediamo, perché comunque conoscendolo potrebbe disconnettersi, iniziare a camminare verso la base, poi a un certo punto cambiare idea, camminare verso quell'avversario e portarsi dietro due avversari nel processo. Dovrebbero farla una cosa del genere, tipo quando uno si disconnette, invece che farti tornare verso la tua base, ti fanno tirare dritto verso quell'avversaria con l'attack move attivo. Ok, drastico, ma punitivo oserei dire. Voglio la violenza. È il modo per limitare il... Voglio che se il mio jungler 15-0 in partita per sbaglio si disconnette, allora dia il massimo del contributo possibile con le sue statistiche. Quindi voglio un rework della meccanica di disconnessione. Quello può essere molto comodo finché poi... Io piuttosto... diventa un messaggero della landa praticamente. Io vorrei che se ti disconnette... È come se un'intelligenza, un bot di livello intermedio inizia a comandare il suo personaggio. I bot di Wild Rift. I per bot esempio, di Wild Rift, che sono molto forti. per le prime partite in Wild Rift... se non avete ancora giocato in Wild Rift e state magari pensando come fare i vostri primi passi, non giocate contro i bot, giocate contro le persone normali, è più facile. Anche perché lui tendenzialmente si fa carriera da me, quindi come già sottolineato prima. Ok, livello 9. Il fatto che io giochi poco non significa che io non giochi meglio di te. Ho prove e le renderò pubbliche appena ne avrò l'occasione. No. Questo non mi piace, non mi piace questa tendenza, ma a quanto pare problemi risolti, quindi il... come lo possiamo definire? Condottiero, leader, tiranno... Il triestino si ripresenta tranquillamente sulla landa, anche se siamo ancora a qualche minuto dal iniziare a vedere sgorgare sangue a fiotti. Per adesso la sua violenza, la sua volontà di aggressione si è già manifestata a sufficienza nelle prime due partite. Se non altro non potrà essere rispecchiata da un acquisto ulteriore di succhia sangue, a meno che aspetta, non ci voglia mostrare una build molto particolare di Shyvana P. Anche perché effettivamente Shyvana potrebbe sfruttare abbastanza bene anche una build da Bruiser, non con il raccolto oscuro però. Adesso Shyvana immagino comunque vada per il vecchio build path, quindi comunque preferisca prendere come primo oggetto il Dente di Nashor. Bel grab qui nel frattempo da parte di Lovecrank. Buon grab, ma ancora una volta senza portare veramente grande successo, semplicemente un po' di danno su Ninja Shield, che con questo Maokai, come hai detto, se lo può anche permettere. Alla fine è nato per essere un tank, la sua statline è quella di un tank. Sua passiva è quella di un tank. La sua passiva è una passiva che ti dà una quantità di sustain in corsia che è surreale per un supporto. Anche perché sustain innato è sustain egoista, personale. Tu vuoi traddare il più possibile perché sai che tu ti curerai e che spesso la DC avversario non andrà a farlo. Una DC da raccolto oscuro in fase il suo Jin, vediamo ora. No, e alla fine, in questa lane adesso di Miss Fortune Maokai, comunque la volontà di fightare potrebbe essere più prevalente di quello che appare. Perché dall'altro lato, sì, Blitzcrank e Jin sono molto temibili come duo, se Blitzcrank prende i giusti grab, se Jin porta il giusto DPS. Ma al di fuori del suo grab sappiamo che Blitzcrank è un campione che ha delle finestre di inattività molto ampie, e comunque quella non è la Miss Fortune da Cometa Arcana e Lacrima della Dea, è attacco sostenuto e Lama di Doran. Quindi un potenziale di trade individuale di corsia ben più pericoloso. Sì, il punto è che finché lì aggredisce a livello 1, quello che abbiamo visto non è la vera rappresentazione di come va quella corsia. Perché a livello 1, Maokai, l'hai detto, lancia il sapling, ha fatto un sacco di danni, divertente XD. A livello 1 non hai l'avanzata turbinante, non hai la possibilità di rispondere a quel grab. Se quel grab sotto torre fosse arrivato a livello 3, Maokai sarebbe andato giù di avanzata turbinante sulla di carry, l'avrebbe spostato verso la propria struttura con la legnata, che ricordiamo, se indirizzata in direzione opposta all'avversario, applica un knockback
verso l'avversario stesso? Amy's Fortune, amplificando il danno con l'attacco sostenuto, l'avrebbe massacrato Jin. Quindi sono cose... Ti puoi permettere di fare la voce grossa per davvero poco tempo in quella corsia. Già. È la morale di questa favola. Così come Seraphine, che si è appena presa un'onda shock nei denti, che le ha fatto ricordare il perché avrebbe dovuto portare più rispetto verso la zia di Skarner. Una lotta abbastanza piltoveriana su questa corsia centrale. Koichi con il suo Jace vuole comunque ricordare che, beh, Jace... L'eroe del domani, nel tempo libero picchio le pop star. No, è una cosa bruttissima a livello narrativo. Non è quello che intendevo. Intendevo, sì, un bel visino, ma ricordiamo anche un grande genio, inventore e capacità di... aggressione non indifferente. Così come su questa corsia centrale, dove adesso un Ninja Shield non più provvisto di flash viene aggredito, investito addirittura il flash di Zio Groudon, sperando di poter chiudere un po' la distanza. Arriva la guarigione di Blue Jay Traitor per aiutare il suo compagno di corsia, ma vengono conquistate ben poche risorse dai Sun Heroes, nonostante l'impegno. E ti dirò, guarigione è anche ridondante. Tutt'altro che necessaria, grazie alla legnata, il rallentamento e il knockback sugli avversari, Maokai era già al sicuro e si sarebbe potuto tranquillamente curare. Koichi sta farmando molto bene, specialmente se consideri che le statistiche offensive... Oh, bel grab! Questo grab sembra che però andrà a punire Ninja Shield ben più dello scorso. Il primo sangue infatti viene raccolto dai Sun Heroes, purtroppo, nelle mani di Lovecrank. E dico un purtroppo un po' tra virgolette, perché in realtà sarà molto meritato. I suoi grab sono molto on point, ma non è su Blitzcrank che vuoi dare 400 gold iniziali. Sì, Blitzcrank è uno di quei campioni che comunque se prende un po' di risorse non sei triste. Blitzcrank lo potremmo vedere con la build da one tap, ovvero quella da mandato imperiale e convergenza di Zeke. È una combinazione di oggetti che porta Blitzcrank a massacrare i bersagli, ma qui si rischia di combattere. Eh già, perché i Sun Heroes si sono lanciati subito su quel drago, ma con Demon nelle vicinanze e Traitor a fare DPS c'è il rischio di potersi rivoltare su quattro membri sia di Sun Heroes, ma già un po' danneggiati l'obiettivo. Bello! Oh, Jabberlock con l'aereo, cioè rubare il drago da sotto il naso di Demon, mentre Lovecrank con l'ex flash addirittura si porta verso la salvezza. È un'uccisione conquistata sul jungler dei Sun Heroes, portando quindi a pari merito almeno lo score. Ma il drago è del team rosso. Demon? Era per essere sicuri. Sì, era... Demon è un giocatore onesto, ok? Vede Lovecrank, vede il suo grab, dice l'hai posizionato un po' male, hai sbagliato un po' le tempistiche, però effettivamente se l'avessi lanciato precisamente come avresti dovuto, mi avresti avrei preso. Avrei dovuto flashare. Quindi ti ricompenso con il mio flash. Ok? È un dio generoso. In questo devo dire molto misericordioso verso i suoi avversari. Va ad immolare, quindi sacrificare il suo flash. E abbiamo l'arco ricurvo nel suo inventario, quindi confermato l'investimento verso il dente di Nashor come primo acquisto per Shyvana. Vuole velocità d'attacco per poter pulire in fretta la giungla. E va detta una cosa, Shyvana da potere magico non è felicissima di aver perso la riduzione ricarica sul dente di Nashor, per quanto il potere magico sia più grande. Di conseguenza ha bisogno di itemizzare verso un mitico che va a dare quella velocità d'abilità come passiva. E dato che del mana del dolore di Liandry non te ne fai una ciufola, vai per il Mietitore Notturno. Mietitore Notturno che sei tutt'altro che triste di andare a buildare comunque anche a livello di intenzione di gioco, perché avere quel tot di danno bonus su ogni fiammata a Shyvana non fa certo scomodo. E la possibilità di potersi riposizionare man mano che si continua a driftare W alla mano attraverso gli avversari, quindi avere anche uno sticking power maggiore. Adesso si combatte in giungla. Immediatamente con quel vantaggio del livello 6, Demon inizia subito a proporre le sue fiammate a Zio Groudon. Il cooldown purtroppo ancora un po' troppo lungo per poter minacciare una seconda fiammata e quindi l'uccisione, ma non già Demon inizia magico a cacciare l'avversario dalla sua stessa giungla. Questa è una Shyvana senza potere magico. Quelli erano danni grezzi e basta, danno flat. Già. E grazie al fatto che sta continuando ad attaccare i mostri della giungla, riesce a prolungare la durata di questa suprema per veramente tanto tempo. Ma la visuale si sposta sulla botlane, dove Lovecrank viene immobilizzato, lanciato indietro dalla legnata, purtroppo anche un po' storto fuori dalla suprema di Traitor, il che salva momentaneamente Lovecrank, che sperava di ricompensarsi subito su un goloso grab su Traitor, che invece va a cogliere il minion che si era lanciato davanti al proprio Dick Harry nel disperato tentativo di salvargli la vita. E adesso io ho bisogno di sapere chi ha preso quel red buff, perché Zio Groudon era a livello 5, si è lanciato, non è salito a livello 6, quindi non ho una chiara indicazione. Ho bisogno di vedere i due jungler. Purtroppo il nostro observer non ci sente in questo momento, non siamo in comunicazione diretta con lui, ma proveremo a mandargli un messaggio mentale. Ok. Concentrati molto forte. Ecco. Visto? Ha funzionato. Ti faccio i miei complimenti.
Devo dire che con l'età l'aver sviluppato anche un po' di telepatia ti sta aiutando. Grazie. Adesso devo soltanto perdere i capelli e finire in sedia a rotella. Non è per forza necessario l'ultimo passaggio. No, certo, era per... Sì, per ovviamente continuità narrativa, ma dico, se hai già la telepatia dalla tua, accontentati di quella. È vero, è vero. E ti stanno bene i capelli così, non serve neanche perderli. Già, me li sto godendo, che durano. Hai ancora un paio di mesi per goderteli, non vedo perché tu... Oh no. Koichi corsia centrale, letalità per lui, inizia ad essere una minaccia per Jabberlock, che comunque se la sta giocando benone finora. Ottime le supreme, ottimo il controllo, già che abbiamo visto intorno a quel drago dove è riuscito addirittura a rubare il drago dalle grinfie di Demon. E rubare un drago a Shyvana è un grosso dispetto che le fa. Già, e come, con le statistiche bonus farebbero molto comodo. Ai. Panino al latte con la seconda attivazione del protocollo di precisione va a infrangersi sul rifugio spirituale. E abbiamo già visto Cybermaster, il suo potenziale di aggressione con questo Shen è veramente ottimo. Tant'è che adesso è solo in corsia, può unirsi alla botlane in difesa del proprio AD Carry e rispondere al gank di Zio Groudon minacciando il taunt e quindi il flash in risposta e consegnando un'uccisione nelle tasche del suo AD Carry, seguendo addirittura la botlane avversaria che adesso vengono immobilizzati dalla Suprema. Bella. Di Maokai e una doppia uccisione per Traitor, ben contento di quello che si sta portando a casa. Bella qui l'azione in corsia inferiore. D'altronde Cybermaster aveva passato tutto l'early game della partita precedente a venire interrotto negli uniti nelle difficoltà in fase di corsia da Camille. Stavolta ha prima ucciso Camille e poi utilizzato la Suprema. Mi sembra un decorso di corsia molto più sano per lui. Già, si è tolto decisamente un sassolino dalla scarpa. Oltretutto, Cybermaster non l'abbiamo menzionato un po' anche mentre stavamo vedendo brevi inquadrature della corsia superiore durante l'early game, ma il modo in cui stava gestendo quella lane, continuamente estendendosi con la sua Q, potenziando l'auto-attack, trovando il proc di presa dell'immortale e ritirandosi prima che per al latte avesse anche solo l'opportunità di rispondere, è quello che gli ha permesso di arrivare a questo stato di dominazione della corsia. 82 CS a 58, la top lane la sta distruggendo in questo momento. Willamp ha quattro mani. E trattandosi di Nunu e Willamp nel nome ufficiale del campione, sono aggiunti sei anche in quelle totale. Di... Abbiamo il nostro vincitore, ragazzi. Mi sa di sì. Abbiamo il nostro vincitore. Ho avuto questa illuminazione. Con mentre... un totale di sei mani. Cybermaster ha aggredito, ma davvero poco da fare. Ci sono le piastre d'acciaio, probabilmente potrebbe fare 1v2. E ci sono tre livelli di differenza con il jungler dell'avversario, quindi... Teme ben poco quello che Zio Groudon sta cercando di proporre, anche perché quest'ultimo sprovvisto di Suprema, sprovvisto di qualsiasi volontà di aggressione. Messaggero evocato sulla corsia centrale, cannonata di cristallo a quanto pare. Che grab da parte di Lovecrank va a trascinare Koichi sotto la torre, costringendolo a un flash difensivo immediato. Ci sta, alla fine Lovecrank sta pilotando un gran bel Blitzcrank, il che ci porta anche a pensare che sia una zona di comfort per lui, ma soprattutto il mio ci sta era riferito al flash, perché eri sotto torre, il messaggero aveva tirato la sua cannonata di cristallo, stava per estinguersi la barra degli HP e Serafina aveva Suprema alla mano, non vuoi rischiare. Beh, non si può dire che Lovecrank non abbia cercato di avvertirci sulle sue preferenze con il suo nome. Lovecrank. Sì, effettivamente. Si poteva abbastanza preventivare. Potevamo leggere tra le righe. Decisamente. Parte la Suprema, la presa della natura, la fiammata parata momentaneamente dal clone di Zio Groudon, ma subita collateralmente anche dal principale. Ancora una volta arrivano i proiettili, si sciolgono i membri dei Sun Heroes, due uccisioni conquistate dai Cavalieri, una in risposta per i suoi avversari, ma già però con un'altra volta doppio ammaliamento. La Suprema di falsa distanza vorrebbe chiudere un po' i danni sulle barre degli HP nemiche, ma subito costretto a una rapida ritirata per non finire incenerito dalle fiammate di Demon. La vita persa da Fuzz sono due fiammate di Shyvana. Dalla prima ha preso un po' di danno prolungato e c'è stato anche il proc del raccolto oscuro, quindi non è unicamente la fiammata davvero danneggiata così tanto, ma i fattori congiunti su Demon, che adesso viene aggredito da tre persone e muore, sono comunque tanti. Già, e dalla seconda, meno male che si è mosso prima Fuzz, perché altrimenti lì ci scappava un'altra tomba. Questa volta però Demon si trattiene un po' troppo a lungo nel territorio avversario. Bella chiusura da parte di tre campioni nemici. E Jabberlock si porta a casa la sua prima uccisione, ma in realtà la prima uccisione di chiunque sulla squadra non sia il support. Quindi qualcosa che deve essere molto prezioso per i Sun Heroes se vogliono sperare di ripartire da una situazione dove ancora lo svantaggio non è troppo pesante. Prima con Alistar, adesso con Blitzcrank. Sono convinto che se Lovecrank fosse andato full AP da principio, questa serie avrebbe lo scoreline invertito. Purtroppo il successo ancora elude un po'
il Sunny Rose al di fuori di sì, quel ruolo del supporto a quanto pare. E non è piacevole trovarsi in questa situazione. Se vedi che hai la metà delle kill avversarie e se vedi che due terzi delle tue kill sono sul supporto, non sta andando proprio benissimo la partita. Soprattutto quando sei in un terzo game della best of 5 dove gli avversari conducono ormai per 2-0. Le spalle sono al muro e non puoi andare più indietro di così. Ormai... Nessuna pressione, ragazzi. Cioè, non è il nostro intento mettervi pressione. Beh, non penso ci stiano ascoltando in questo momento, almeno lo Puoi spero, saperlo perché... con certezza? No, effettivamente no, ma sarebbe un po' demoralizzante se lo fossero, quindi nel caso mi dispiace, ragazzi. Ed eccola, Shyvana, la fiammata! La fiammata subito riduce Panino al latte in una situazione un po' problematica, ma si lancia avanti con un bello stordimento, lo scudo adattivo, danno magico, lo protegge momentaneamente. Ma Demon lo vedi, sta cercando l'angolo perfetto, eccolo che arriva! Non trova ancora una volta il suo bersaglio, ma Zio Gradon scende pericolosamente sotto la metà degli HP. Presa della la natura. La suprema di Maokai vuole sperare di trovare un bersaglio fragile, e così sarà per quel Wukong. Ma ancora una volta, i Sunny Rose rispondono con le loro, portandosi a casa una kill su Sabermaster. Non stanno mollando la presa così leggermente in questo terzo game, se non altro, e ogni volta qualcosa finisce dalla loro. Jabberlock sta giocando una splendida serie, ed è una serie dove il suo team per adesso è 0-2, quindi riuscire a giocare una serie così bella, nonostante i risultati purtroppo tardino ad arrivare sul tabellone, è un sintomo di grande successo da parte del giocatore. No, e si può anche dire, beh... La domanda immediata è: come fai a dire che sta giocando una serie veramente bella se sta comunque prendendo così tanti schiaffi? Diciamo che per la situazione in cui queste squadre si stanno andando a cacciare partita dopo partita, vedere risultati del genere, performance del genere, è estremamente lodabile. Traitor! Muore. Sì, però con che stile? Sì. Questo non è volare, questo è cadere con stile. Nel frattempo Sabermaster da solo contro 3 in corsia inferiore. Vedo Sabermaster full HP e 3 persone basse in salute. Sì, questo anche perché a fianco a Sabermaster c'è il cadavere di Quasi, che pochi secondi fa lo accompagnava, ma è finito per cadere ai danni dei 3 nemici davanti a lui. Quindi ancora una volta è un 1-1, ma che diventa addirittura un 2-1 a favore dei Sunny Rose nello scambio prolungato tra mid e bot lane. Ma Sabermaster vuole pareggiare nuovamente i conti. Il flash però e questa volta è più lungo della gamba. Arriva il grab, arriva la ricezione. Lovecrank vuole accumulare forse un po' troppe risorse dalla sua questa partita. Per l'amor di Dio, vai full AP. A questo punto è doveroso. Terrore dei Lich. Come mitico che cosa fai? Anche lì mietitore notturno secondo me può funzionare bene. Beh, c'è una gemma infuocata nel suo inventario, quindi... No. Virtù della triade? No. No, niente. Schiassano? No. Purtroppo una noiosa build da support tradizionale, perfettamente meta-aderente, come dovrebbe essere in ogni partita. Non ascoltate il mio collega. Detto questo, abbiamo almeno la... brocchiero glaciale, e questo significa che abbiamo l'incipit della convergenza di Zeke, almeno la possibilità di mettere giù quei danni extra, di marchiare gli avversari a morte e permettere a Jin, che non ha un DPS costante, di avere una finestra piccola ma molto più efficace di danno. Si avvicinano nel frattempo i Cavalieri Trieste al terzo drago, poteva essere il loro terzo drago, ma quel primo steal di Jabberlock assicura che questo sia soltanto la seconda attacca sul fucile di Demon per quanto riguarda quel tipo di obiettivo neutrale. Come hai menzionato, Shyvana molto triste non riuscire ad accumulare in fretta i draghi elementali, perché per lei sono statistiche bonus preziose. Esatto, specialmente per la Shyvana AP, perché sono statistiche difensive bonus. Nella build da Bruiser le vai comunque ad acquistare, in quella da potere magico invece sei dipendente dalle stack per essere veramente resistente in combattimento. Lovecrank contro Demon. Un incontro un po' spiacevole, bisogna capire bene per chi. Ma sembra che Lovecrank si ritiri con la coda tra le gambe più di quanto il suo avversario sembri proporre. Zio Groudon però ha trovato Traitor, che questa volta adatta la tempesta impetuosa come via di fuga. Buon dodge sulla fiammata di Shyvana, ma comunque anche soltanto oltrepassare il terreno infuocato causa molti danni a uno Zio Groudon che cade per primo in questo scambio. La presenza di Lovecrank potrebbe significare una volontà di re-engage. Arriva il grab, ma è sul campione più tankoso della composizione avversaria. Comunque i danni di Jabberlock portano a casa l'uccisione di scambio. Ancora una volta un 1-1 per dei Sunny Rose che non mostrano di volersi lasciare andare. È purtroppo fuorviante l'idea di Maokai in corsia inferiore, perché sei abituato a vederlo molto più resistente di così. Per adesso lo vedi lì che siedeva solo sugli specchi di vetro di Bendol. Panino al latte muore nuovamente in corsia contro Shen. Una storia ormai ripetutasi troppe volte per i Sunny Rose, per quanto vorrebbero i Sunny Rose. È un brutto matchup per Camille. Non me la sento neanche di colpevolizzare Panino al latte. Purtroppo l'hanno cacciato di nuovo in questa brutta strettoia.
Blind Camille, ok, è un takeaway nei confronti degli avversari, è un pick molto importante nel meta, ma devi poterlo inserire. E quando fai tre ban in giungla e Demon comunque lo vedi tranquillo su Shyvana, mentre la top lane è andata, è non una gran situazione. Traitor ancora, il tuffo in profondità. Purtroppo Lovecrank attiva una suprema, ma un po' troppo distante. E finisce per salvare il suo di carry, sì, ma diventare lui stesso la preda degli avversari. Cavalieri Trieste fanno un altro passo avanti verso uno score sempre più importante, 6-1-2 adesso Traitor, che questa volta ha raccolto lo standard da condottiero. Attenzione intanto, teletrasporto bizzarro. Molto offensivo qua da parte dei Cavalieri. Sabermaster che conduce la carica e i danni non tardano a seguire. Demon deve stare un po' attento, creare un po' di distanza, ma i suoi alleati sono giusto al suo fianco e Panino Latte potrebbe aver preso la via più rapida verso una ritirata scomoda nella sua base. Adesso siamo addirittura alla torre dell'imitore sotto assedio. Panino Latte cerca l'inserimento e se non altro Jabberrock trova un primo tag sul jungler nemico, ma sono già tre le uccisioni conquistate dai Cavalieri anche senza il triestino e potrebbero seguirne altre. L'assedio sulla torre si ferma momentaneamente, ma temo che sia soltanto per aspettare l'ondata di minion che presto li porterà nuovamente all'infrangere strutture della base avversaria prima ancora del ventesimo minuto di gioco. Che danno che stanno tirando giù dalla distanza. Ci prova Wukong ad inserirsi. Ciclone nella mano. Trova il ciclone, ma ancora una volta semplice per Blue Jay Traitor portarsi fuori da quell'area di knock-up e danni con l'attivabile del suo oggetto mitico. Torre dell'imitore che crolla, l'imitore potrebbe seguire a breve. 20 minuti scoccati in questo istante. I Cavalieri di Trieste non si sono arrestati di un passo. E la base è a pezzi, ma abbiamo già visto nel primo game di questa serie come il distruggere un po' troppo in fretta l'inibitore dei Saniros non sia per forza un sintomo di sanità della partita. Volontà di tenaglia da parte di Jabberlock con un teletrasporto che va a chiudere la porta in faccia a Koiji, che sperava di trovare la fuga verso il cortile, ma niente da fare. Questa è una comoda kill raccolta dai Saniros. Jabberlock 4-1-1 con questa Seraphine. Sta cercando in tutti i modi di tenere in piedi il proprio team. Ancora una volta ci stiamo avvicinando in maniera lenta ma inesorabile a quelle 10.000 unità d'oro di vantaggio. E dico lenta tra virgolette perché siamo a 20 minuti, quindi comunque un ritmo molto rapido per quelle che sono le partite normali. Forse non troppo per lo standard dei Cavalieri Trieste, ma non si può veramente far loro una colpa. Corsia superiore, Demon attende Panino al latte al varco, arriverà la fiammata, arrivano i danni. Nemmeno richiesta la trasformazione per portare subito i danni, verrà usata invece per seguire il rampino di Panino al latte. La seconda fiammata lo porta in fin di vita, ma Ninja Shield gli fornisce un ottimo trampolino di lancio verso la fuga. E questa volta i Saniros trovano piccione e fava in una singola azione. Questo è stato particolare perché Demon comunque ha cercato un follow up abbastanza incosciente, ha cercato di puntare sulla forma umana. Questo flash grab non era dei migliori, ma d'altronde è un Blitzcrank da X-Flash, quindi non teme troppo la cosa. Oh. Ecco la combo di cui parlavi prima. Ecco la combo e sono subito a metà degli HP di Traitor, che sperava di poter sopravvivere. Vediamo se questo ballo lo premierà. Ottimo sidestep su tutto quello che gli avversari hanno da offrire. Supreme completamente a vuoto, pollicione e tanti saluti. La cosa che adoro di Traitor è che ha deciso di prendere Miss Fortune, buildarla direttamente come Jin e dire io sono Jin. Tu prendi Jin, io divento Jin. Non è un problema. Guarda, ho due pistole. E le mie hanno più di 4 colpi. Aggressione su un drago che però va a scadere nello scontro becero, perché per quanto Zio Gradon stesse cercando l'aggressione su Traitor, ancora una volta arriva Shen a salvare la giornata. E Lovecrank, che poteva seguire nell'aggressione sulla backline, si trova in una posizione ancora più scomoda alla partenza. Aia! Tre incisioni rapidamente conquistate dai Cavalieri di Trieste, che ricordiamo hanno una base completamente aperta sulla corsia centrale e quel super minion sta già conducendo la carica. Potrebbero fare una rapida corsa verso le torri addirittura del Nexus. Fuzz si becca una shock blast in faccia, costretto a una rapida fuga cercando di sfruttare le attivabili del suo oggetto mitico. Panino al latte cerca l'1v1 con Koiji. Il setup potrebbe essere che dei migliori. Danno! In realtà questa è una menzogna, perché Koiji ormai con due oggetti e mezzo fa calare il martello. E questo è esattamente quello che volevano i Cavalieri di Trieste, perché quello che abbiamo visto fare ai Saniros nella prima partita era chiudersi a riccio all'interno della propria base, sfruttare l'inibitore caduto per continuare a far pushare le ondate avversarie verso la propria metà campo e continuare a stallare e farmare. Questa è una cosa che è vera finché il barone non cade. I Saniros erano riusciti a mettere le mani sul barone nel primo game. Non è successa la stessa cosa adesso. E forti della benedizione della mano del barone, i Cavalieri di Trieste possono andare a premere. Bello lo scatto, ma bello il clone. Adesso Zio Gradon rischia. No, cerca di rispondere con un po' di danni, ma anche con quell'ottimo dodge la pressione del team avversario si fa sentire. Quello è un Wukong 1-7-6. Quel Wukong ha sofferto veramente tanto la partita fino ad adesso e
nulla non mi fa pensare che non continuerà a farlo. E Cybermaster non ne vuole sapere di smettere di pushare. Tre persone topside per cercare di bloccarlo. E non è detto neanche bastino, perché l'ondata è potenziata dal barone. E i minion, anche quelli caster, picchiano la struttura in maniera anche abbastanza aggressiva. Adesso sta arrivando anche un'ondata con minion cannone. Quindi se non è bastata quella prima, questa sicuramente riuscirà a far calare il sipario sulla torre interna della top lane. Appena battuta, porta al numero 7 il numero di strutture conquistate. Traitor questa volta danneggiato. Serie interrotta, bello, conquistata da Lovecrank. Di nuovo. Ancora una volta, non quello che vorresti, ma we take those. Panino latte si tuffa su Demon. Demon pesantemente danneggiato. L'ingresso del ciclone porta un'uccisione nelle tasche di Zeogradon. Se non altro, ma Quiji vuole chiudere le danze. Il DPS, l'ultimo sembra rimasto della sua squadra, vuole porre fine alle speranze del team dei Sun Heroes. Adesso soltanto Fuzz rimasto in piedi con questo Jin. Non è riuscito a fare molto fino adesso in questa partita. E sembra che la partita si concluderà con lui che ancora una volta non riesce a fare alcunché. Tre membri dei Cavalieri Trieste in assedio, tre come i punti che sono conquistati all'interno di questa best of five. E anche se con un doppio sacrificio si conclude la carneficina e a breve la serie. E a breve la serie. E a breve la serie. Inoltre a breve si andrà a concludere la serie. Oh no. Beh, sembra che comunque ci sia un certo livello di sportività da parte dei Sun Heroes. O forse, unless Cybermaster con il suo Shen non ha il DPS necessario per uccidere il Nexus. Cosa sta succedendo? I Cavalieri di Trieste per l'ennesima volta quest'oggi, questa settimana, questo mese, questa esistenza mi fanno rimangiare le mie parole. Una partita che sembrava ormai fatta e finita, firmata e conclusa, si estende per ancora qualche istante, qualche minuto, e qualche a breve sogno. Il drago! La serie, il drago, è quello che stavamo dicendo già da prima. A breve la serie di draghi conquistata dai Cavalieri di Trieste si andrà ad estendere, cortesia della rotazione da parte di Demon in uscita da quella che non poteva essere in nessun sistema di riferimento una chiusura, ma noi qui dal desk lo sapevamo già. Assolutamente. Detto questo, Demon va a conquistare anche il blue buff avversario, non vuole lasciare nulla. Abbastanza affamati nella loro metà campo i Sun Heroes, che si sono trovati purtroppo a vedere la propria giungla cancellata a diverse rotazioni dai campioni nemici. La rotazione precedente di buff e campi l'ha raccolta Traitor, la rotazione successiva Demon, e adesso comunque vanno ad aprire la base. Io ho visto una tempesta impetuosa di Miss Fortune che andava in cooldown e un Jin con 30% HP. Non voglio sapere cosa è successo fuori dalla visuale, ma temo non sia nulla di bello. È probabile, però immagino basic, tempesta basic dovrebbe bastare con quell'inventario quasi a ucciderlo, Gino. Temo anche tempesta basic e basta. La fiammata di Demon va a togliere circa il 50% degli HP del 50% del team avversario. E anche se il tuffo in profondità va a ricompensare Sun Heroes con una doppia uccisione sulla bot lane nemica, la furia di questa Shyvana sta distruggendo i suoi avversari. Cybermaster lasciato in piedi con Quiji al suo fianco. Questa volta, se non altro, non è da solo responsabilità di abbattere quel Nexus, non sono tutte sulle sue spalle, ma prima c'è bisogno di passare sul cadavere di questo inibitore e poi forse sui due carry avversari. Ormai si sono visti privati del successo per una volta, non commetteranno lo stesso errore due volte, o almeno così sembra, perché Fuzz e Jabberwock sono altrettanto determinati a non cedere la loro base, ma questa volta non sembra esserci abbastanza speranza per sopravvivere ancora qualche minuto. Finalmente si conclude la serie, Cavalieri Trieste conquistano il 3-0. 3-0 che comunque molti andavano a preventivare, 3-0 che non sorprende le aspettative. Cavalieri di Trieste dominano e ancora non hanno perso una partita se non durante le qualificazioni per questo Amazon. Oh, una buon volta cielo. Iniziata la fase online non hanno mai perso. Buon cielo. È un biglietto da visita direi più che splendente per presentarsi a quello che ormai per loro è l'accesso in finalissima. E chi andranno ad affrontare lo vedremo dopo la serie di domani, perché domani esatto, un'altra best of five sui nostri schermi per scoprire se tra Wizards of Mickey e Università di Bergamo Clusone chi andrà ad affrontare questi temibili, e forse temibili è anche una parola molto leggera per descrivere questi Cavalieri di Trieste. Abbi fiducia, secondo me non posso far altro. I Wizards of Mickey ci andranno a regalare una serie interessante. Non posso far altro che avere fiducia. Wizards of Mickey, tra l'altro, l'altra squadra che si è conquistata a una fase a gruppi con un notevole 6-0. Quindi esatto, se c'è qualcuno che puoi preventivare vada a mettere un paletto, ad arrestare l'avanzata di questi temibili Cavalieri di Trieste, devi per forza di cose sperare che siano loro, perché altrimenti questo sarà stato un torneo in completa dominazione. Ma per oggi questa serie, per quanto alla fine
breve e priva di quelle che potevano essere molte altre aspettative, molti altri sogni, si è andata a concludere. Un 3-0 dominato, dominante, e che ci lascia molto da qui, di cui immaginare per quanto riguarda le giornate successive. Come ho già menzionato, sì, domani l'altra semifinale, Wizards of Mickey contro Università di Bergamo Clusone, sempre alle 19, sempre su PG Esports, quindi non mancate. Ma per oggi, da parte di Moonboy e da parte di Kenran, è tutto. Quindi, se vuoi, ti lascio gli ultimi saluti e noi ci vediamo domani. Alla prossima e grazie di averci seguito.